Buonasera a tutti e grazie per essere con noi questo pomeriggio. È un grandissimo piacere accogliere la Scuola Normale Ermanno Olmi e Marco Vitale per questo venerdì del direttore. Di Ermanno Olmi dirò pochissime cose. Come tutti sappiamo, è nato a Bergamo, ha lavorato alla Edison Volta a Milano, ha organizzato il servizio cinematografico dirigendo documentari, poi ha cominciato con dei lungometraggi, Il tempo si è fermato, Il posto, I fidanzati, poi L'albero degli zoccoli 1977 con la Palma d'oro a Cannes segna un grande salto della sua rinomanza nazionale e internazionale. Dell'82 Cammina, cammina, dell'87 Lunga vita alla signora, Leone d'argento, a Venezia, l'anno seguente La leggenda del santo bevitore, dal celebre racconto di Roth, che ebbe il Leon d'oro. Il mestiere delle armi, che del 2001 è uno dei film più straordinari degli ultimi decenni, e come sapete ricostruisce le ultime ore di un Medici, tema non estraneo al luogo dove siamo. Il suo ultimo lavoro, Cantando dietro i paraventi, è del 2003, ma voglio ricordare fra gli ultimi lavori che ha fatto anche qualcosa che si connette con il ciclo dei venerdì del direttore di quest'anno, e cioè il mediometraggio su Yannis Kounellis, che è stato uno dei nostri ospiti qualche mese fa qui nella serie dei venerdì del direttore. Il suo ultimo film, dal titolo 100 chiodi, esce oggi nelle sale di tutta Italia e quindi oggi abbiamo il piacere anche di averlo in questa circostanza. E il suo interlocutore, Marco Vitale, è un economista bresciano che è stato tra i pionieri dell'introduzione e dello sviluppo della certificazione dei bilanci in Italia, ha lavorato nella società del gruppo Arca, e nella Merchant Banking in Italia e altrove, ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione Italiana della Merchant Banks, di cui oggi è Presidente onorario, e ha una serie di attività che si imperniano non solo sulle conoscenze di cui ho parlato, ma anche sullo sviluppo di valori e metodi imprenditoriali nell'amministrazione degli enti locali. In particolare nel Mezzogiorno. Nel 99 è stato nominato Presidente del Consiglio commissario unico per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi privati per l'aiuto umanitario ai profughi del Kosovo fino al 2000. È anche editorialista e autore di numerosi scritti, fra cui per esempio La lunga marcia verso il capitalismo democratico, Liberare l'economia, Le encicliche sociali, Sviluppo e spirito d'impresa, America, punto e a capo. Due persone molto diverse per storia, per curriculum, due persone che dialogano fra loro molto bene, specialmente in uno scompartimento di seconda classe. Grazie professore, grazie alla Normale di Pisa. Io ho solo un merito, di essere amico di Ermanno Olmi e quindi di avere qualche occasione di parlare con lui. Però queste occasioni poi non sono così frequenti, perché lui abita ad Asiago, io abito a Milano, e allora questa occasione di conversare con lui insieme a voi e con voi è molto preziosa. Oggi esce il suo ultimo film, 100 chiodi, che abbiamo visto in anteprima a Milano due sere fa. È un film bellissimo, coinvolgente, inquietante. Ma non parliamo di questo film stasera, perché so che Ermanno, quando ha fatto partire un suo film, vuole che vada e che non se ne parli più, ne parlino gli altri, e lui casomai colga il riflusso di questo figlio che se n'è andato, e quando lui è andato vuole
che se ne vada. E poi nei giorni scorsi l'ho visto molto provato dalle esigenze promozionali che giustamente l'hanno chiamato a presentare i film in varie città, altra cosa che lui non ama molto. E quindi questa conversazione in libertà, in un luogo così austero che dà soggezione ma che nello stesso tempo dà un senso di libertà intellettuale, è invece molto adatto per parlare di temi che poi nel film, in questo film come in altri film, sono invece il substrato intellettuale e sentimentale. E credo che ci sia una relazione tra alcuni aspetti di quest'ultimo film e questo titolo strano che Ermanno ha dato alla nostra conversazione, scompartimento di seconda classe. Cos'è lo scompartimento di seconda classe? È il luogo che era un luogo di privacy, tutto calcolato, perché quando c'erano gli scompartimenti che si chiudevano con quelle belle porte un po' forti a vetri e che di solito era solo il controllore che ogni tanto dava fastidio, si stava in 4 o 5 e si parlava in libertà, erano luoghi in cui si rifacevano governi, si faceva la squadra di calcio, si facevano confidenze straordinarie degli sconosciuti, perché c'era un senso di gioia nel parlare insieme, che è sempre uno dei grandi filoni di Ermanno. Quello, e c'era la privacy. Io proprio riflettendo a questo ho visto come oggi parliamo sempre meno invece tra di noi, anche nel treno, perché c'è l'open space, perché ci sarà qualche televisione che ci prende da qualche parte, perché ci sono i telefonini che ti fotografano, siamo tutti più sulla difensiva, più in attesa, in difesa, e mentre reggiamo delle complicatissime strutture di privacy, col garante, con la burocrazia, e le paghiamo poi tante di queste strutture, la privacy ci viene strappata di sotto di noi giorno dopo giorno. E quindi c'è questo conflitto tra il desiderio di stare in intimità a parlare e poi questo desiderio di proteggere una privacy ma nello stesso tempo di parlare. Io ho letto questo in questo titolo che Ermanno ha centrato. E ho trovato un'analogia con aspetti importanti del tuo film, come quando il grande professore di filosofia, in un impeto di liberazione, butta via il telefonino. Però non butta via perché non vuol parlare, perché poi va in un ambiente più semplice e cerca di parlare, e cerca il contatto. Quindi da una parte la privacy, dall'altra il bisogno di parlare. Io ho letto questo in questo titolo, è giusto? Adesso, e ho letto uno dei tuoi titoli. Aspetta, fammi accomodare perché mi hai messo... Non stai bene? Al centro, scusa, dove c'è una gambona quasi... Ah, ecco, no, mettiti... No, no, va bene, adesso no, sono centrato, aspetta, se no mi rimandi fuori dall'altra parte. Allora, già pestato allora, due ginocchiate... Ecco, allora, aspetta che non sia troppo... Allora, aspetta che... Scusate, ma... Sì, il titolo di questo incontro è nato proprio in una conversazione telefonica con la signora, immagino, con lei, no? Ecco, perché mi chiedeva, già ogni telefonata che mi faceva mi recava uno spavento. Mi ha detto, allora qual è il titolo della sua lezione? Come lezione? Io vengo a fare due chiacchiere così proprio, molto... In confidenza e in cordialità, per confidenza intendo proprio il significato etimologico della parola, confidenza, con fiducia, ecco. E allora dice, ma io devo dare un titolo o qualcosa? Dico, ma senta, io vengo così, un po' come se fossimo in treno e facessimo delle conversazioni molto libere, spontanee, ecco, un viaggio in seconda classe, ecco. Scompartimento di seconda classe, pensavo che lei mi dicesse no, non è degno della normale di Pisa, allora io avrei avuto il pretesto per dire allora non vengo, e invece
E invece lei mi ha detto no, no, va bene così, e allora eccomi qua. Adesso però devo, perché in questo bustone qui è una bisaccia dove in questi giorni c'ho dentro di tutto con la presentazione del film, e sono 10 giorni che sono in giro, conferenze stampe, sono anche un po' suonato, quindi la cosa darà, come dire, motivo e spunti di ilarità, spero, ecco. E qui c'è dentro appunto da Dio, Virgilio, Ansionas, mi devo un po', come dire, regolare poi nel trovare magari qualche aiuto da questi brandelli di libri, perché nel mio ultimo film io inchiodo tutti i libri di una grande biblioteca storica, incunabili, preziosissimi, naturalmente non perché ce l'ho coi libri, ma perché qualche volta, ecco, il libro costituisce motivo di, la parola giusta è proprio umiliazione, per chi non è all'altezza di capire quello che la pagina vuole rivelare. Allora, più i libri, diciamo, sono importanti e più parlano a coloro che sono importanti quanto i libri. E il mondo dei semplici, degli umili, rimane fuori, rimane isolato. Non è che voglio in qualche modo propinarvi esempi fin troppo facili, ma è chiaro che un testo evangelico, un testo sacro è scritto con quella qualità di semplicità che è riconoscibile per tutti. Poi più tu sei elevato di mente e più approfondisci i significati, ma perlomeno in prima istanza puoi cogliere il senso della frase scritta e quindi della comunicazione che si vuole dare. E dicevo proprio in questi giorni che sono stato veramente bersagliato da quelli che mi dicevano ma allora tu sei contro i libri. Non sono contro i libri. Io semmai, come dire, ho dato una tirata d'orecchie a questi libri che in qualche modo poi addirittura a volte costringono a un'adesione, come dire, quasi fosse una religione, il religo, ossia io ti lego a questo concetto. Trovo che questo legarsi a un concetto sia una mortificazione per la cultura. Se la cultura, guai se blocca, pur in altezze apicali dei concetti, guai se li blocca perché vengano trasferiti così. Questi concetti devono essere concessi alla libera interpretazione, perché la cultura muti sempre se stessa, altrimenti la cultura rischia di diventare uno strumento di dominio sugli altri. Mi domandavano come mai ho mandato il protagonista di questo film, che abbandona le aule universitarie molto impegnative delle grandi università, e va lungo il fiume e si insedia lì. Ed è, come dire, un chiaro riferimento cristologico. Cristo che si ribella al Tempio e va a trovare i suoi interlocutori, non quelli da indottrinare, i suoi interlocutori presso i più umili. La buona novella è colta, come dire, nella sua essenza vera dai più umili, e addirittura affiderà a loro il proseguimento, diciamo, della buona novella, quindi della parola che vada in mezzo agli altri. E fa una raccomandazione Cristo: quando dovrete parlare in mio nome, dite quello che nel momento in cui state per pronunciare una parola vi viene in mente. Cioè, dite quello che siete nell'ultimo istante che state vivendo come persone esistenti. Quindi siate sempre nuovi nel comunicare la novella.
Bene, cosa può accadere in uno scompartimento di seconda classe? Come diceva Marco, era un luogo privilegiato, una specie di zona franca, dove, non conoscendoci, eravamo tutti uomini comuni. Nessuno, come in qualche modo, aveva l'autorità di una appartenenza a una categoria o sociale o intellettuale o quel che si vuole. Erano dei volti che, incrociando i loro sguardi, affidavano all'estraneo le proprie confidenze. Io ricordo delle pagine bellissime, per esempio, di Tolstoj in quella sonata Kreutzer, ecco, dove colui che aveva ucciso la moglie tornava dal carcere e aveva bisogno di confidarsi, ecco, di dare la propria fiducia a qualcuno che l'accogliesse e gli restituisse fiducia. Ecco. E quindi così mi pare che sia bello poter parlarci al di là di quella graduatoria che la società spesso assegna a ciascuno di noi. Già vedete, quando un uomo è ricco, molto ricco qualche volta moltissimo ricco, già assume un tono di prestigio, perché è ricco di denaro. Se noi non sapessimo che quell'uomo è ricchissimo, lo tratteremmo da uomo comune, attenzione, e quindi con sincerità e lealtà. Se invece sappiamo che è ricchissimo, abbiamo quel pudore reverenziale e subito subentra l'adulazione, umiliandoci e ingannandolo. Vorrei che le ferrovie restituissero ai cittadini lo scompartimento di seconda classe, perché già in prima classe già lì qualche complicazione c'è, ma in seconda classe no. Ecco. Adesso però ti lascio parlare un po' e bevo un po' io. No, Ermano, questo tuo intervento introduttivo mi ha riportato alla memoria una domanda che affiora sempre quando si parla o quando vediamo le tue opere. Ma Olmi chi è? È un regista? È un filosofo? È un religioso? È un poeta? È affiorato anche l'altra sera nella tavola rotonda che è seguita alla proiezione del film, e Escobar ha detto: tu sei un incrocio. E un bastardino, insomma. E poi ha detto, sei un incrocio e quindi un bastardo. E Indro Montanelli, un altro grande caro amico, me lo ricordava ieri passeggiando, un amico dice, passeggiando a Cortina parlava spesso di Ermanno Olmi e diceva sempre: Ermanno Olmi è il più grande poeta vivente in Italia. Allora, sei un poeta, un regista, un filosofo, un bastardo? Io ho la mia risposta, ma voglio sentire la tua. Ma questo genere di incroci, a parte, come dire, queste come dire, frasi che mi è chiaro, che in qualche modo, anzi, mi fanno molto piacere, ma anche mi preoccupano, perché poi, ecco, più uno è collocato in alto e più quando cade pesta di quelle capocciate che... E allora è bene avere attenzione per questo, a credere non nella sincerità di chi te lo dice, ma farti convinto di quello che ti dicono. Ecco. Ma al di là di queste cose, io, come dire, la cosa che sono riuscito in qualche modo a rimediarmi come un regalo a me stesso, è sempre stato un sufficiente spazio di libertà per essere
quello che mi sentivo di essere nel momento in cui mi rendevo conto di essere. E per esempio, cosa posso dirvi? Quando ero impiegato alla Edison, ho cominciato molto presto, avevo 15 anni, certamente così, pur apprezzando il fatto di essere assunto in una società dove il posto sarebbe stato sicuro per tutta la vita. Quindi uno arrivava dentro lì e poi poteva cancellare tutto il resto e andare a vedere nel calendario quanto tempo gli mancava per andare in pensione. La cosa mi terrorizzò. E quindi, come dire, covavo dentro di me il desiderio di sentirmi libero da questo vincolo. Infatti, come impiegato, fui un impiegato veramente, inadempiente a dir poco, perché le mie mete preferite erano gli uffici delle datilografe, dove io, facendo l'inventario delle macchine per scrivere, andavo e potevo parlare da vicino con queste datilografe, per cui c'erano le domande: come va la macchina, funziona bene, deve segnalare qualcosa. E io mi ricordo il profumo dei capelli di queste ragazze, il suono della loro voce. Allora, come si fa a non godere di questa libertà a 15 anni e preferire la macchina da scrivere alla dattilografa? È vero, no? Quindi la cosa più naturale per un ragazzo era questa. Ecco, e poi col tempo ho sempre avuto questa, come dire, necessità di ricavarmi degli spazi di libertà. E questo l'ho fatto anche col mio lavoro, anche col cinema. Non ho, pur amando molto il cinema e apprezzando come si deve i film dei miei amici e colleghi di alta qualità, opere straordinarie, ecco, però vedete, non sono mai andato a Roma, per esempio, ma non perché snobbassi Roma, ma perché stando a Milano, addirittura a casa mia, ero più libero. Il cinema non diventava la mia quotidianità continua, no? Per cui mentre fai un film sei con la gente di cinema, la sera vai al ristorante sei con la gente di cinema, vai in vacanza e trovi a Ostia la gente di cinema. E Ostia non è possibile, perché bisogna vivere anche proprio andando ad assaporare altri colori, altri sapori, altre fisionomie. Ecco, come i capelli di queste giovani dattilografe. Ecco, quindi io sono grato alla mia vita che è stata quella vita lì. E se questo ha prodotto poi qualche buon risultato, beh, allora la felicità è completa. Ermanno, io a quella domanda che ho fatto ho una mia risposta. Secondo me Olmi è soprattutto un cristiano che usa la macchina da presa. Perché dico questo? Perché c'è una costante in tutti i tuoi film, che è la ricerca dello spirito cristiano nella nostra società di oggi, con tutti i suoi tormenti, le sue contraddizioni, le sue difficoltà. Ma sempre io sento questa ricerca, che si esprime in una cosa, in un valore preciso, che nei tuoi film, anche i più amari, i più desolati, alla fine a un certo punto appare una proiezione di speranza, che è uno dei più alti sentimenti cristiani. C'è la prima lettera di San Pietro, dell'Apostolo San Pietro, ai fedeli dispersi e provati da mille prove, dice il testo. Ecco, anche noi cristiani in questa società siamo dispersi e provati da mille prove.
però tu cerchi di ritrovare sempre un indirizzo di speranza. E sempre San Pietro usa una parola stupenda che a me piace moltissimo, parla della speranza viva, dice ai fedeli, siete provati da mille prove, ma dovete conservare la speranza viva, un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Perciò, dice ancora, siete ricolmi di gioia, ancorché siate gravati dai guai ed afflitti da mille prove, però siete ugualmente portatori di gioia. Io questa filosofia di Pietro in questo momento difficile la sento come una delle componenti più forti, più unitarie, più costanti, più presenti nella tua. E siccome qui ci sono anche dei giovani che costituiranno la classe dirigente di domani, io credo che riuscire a trasmettere il senso che bisogna alimentare in se stessi nonostante tutto, nonostante le difficoltà, le delusioni, la speranza viva sia una cosa importantissima, distinguendo tra la speranza e l'illusione. Spesso la distinzione è sottilissima e difficilissima. Sì, chiedo aiuto a te nel aiutarci a capire questa differenza tra la speranza e l'illusione. Ecco, sì, adesso vedo di mettere in ordine i pensieri. Vorrei dire che innanzitutto che avete avvertito come negli ultimi tempi si parla molto di Cristo, Maddalena, la Madonna, le cose, ossia, la religione è spesso nelle pagine, nelle terze pagine dei giornali, poi molti libri sull'argomento, film, c'è una sorta di, come dire, di brusio che riguarda le religioni, anche perché in questo momento le religioni vediamo che costituiscono motivo di tensione. E quello che sento è che in qualche modo la religione spesso è vissuta un po' come, come dire, come una sindrome depressiva, quasi che così. Essere religiosi vuol dire costantemente, non dico flagellarsi o portare il cilicio, ma fare continui esami di coscienza in cerca di peccati che magari non ci sono. Ecco, la religione come proposta di gioia è la vera religione che riconosce, ecco, la bellezza di essere al mondo e nel mondo. Certo che oggi le condizioni per vivere questo sentimento di legame con la vita e con gli altri è un sentimento troppo spesso penalizzato, vuol dire molte sono le delusioni che riceviamo. Tuttavia io credo che ci siano ancora realtà non, come dire, rumorose nel proporsi all'attenzione, anzi molto sommesse, realtà dove la gioia c'è ancora e c'è, come dire, con una autenticità inconfondibile rispetto all'allegrezza ridanciana di certe situazioni che vediamo spesso in televisione. Bene, io quando sono arrivato in Riva al Po un anno e più fa, quasi 2 anni fa, per riambientare quest'ultimo film, mi sono trovato a un certo momento in un posto dove c'erano alcuni anziani, delle signore anche non giovanissime, e ho capito che loro passavano le giornate lì, lungo il fiume. Il fiume Po, come ben sapete, ha due alti argini per impedire, quando ci sono le piene, le invasioni, no? La dispersione nel territorio coltivato. Bene, quando uno valica questo argine e scende nelle rive del Po, si lascia indietro tutto proprio. E c'è come un distacco che ti fa sentire in una zona franca. Bene, queste persone, quando ci siamo guardati,
non mi hanno detto, loro avevano lì dei piccoli insediamenti, delle baracche, una roulotte, una cosa, ma non zingareschi, erano persone di lì che si costruivano i ripari quando stavano in riva al fiume. Nessuno mi ha detto lei chi è, cosa vuole, cosa è venuto a fare, niente. Forse non mi hanno neanche detto buongiorno, mi hanno detto vuol bere un goccio con noi? Ecco, allora vi sembrerà questo eccessivamente, come dire, o romantico o bucolico o addirittura ingenuo? Beh, io non lo so come gli altri desiderano vivere, io so come io desidero vivere. E desidero vivere con delle persone che, non sapendo chi sono, perché sono lì, mi accolgono. Credo che invece una delle questioni più drammatiche, tragiche della nostra società è che siamo tutti insieme ammassati in una solitudine spaventosa. Questo, come dire, non è un avvertimento apocalittico. Signori, siamo tutti liberi, diamoci da fare a trovare persone, amici, con cui poterci confidare. Grazie. Ermano, vorrei però ritornare sul tema della speranza, perché il messaggio di speranza che tu dai nei tuoi film, anche nei momenti più amari, è molto importante. E mi ricollego ancora alla lettera di Pietro, che dice a un certo punto... Non dice bisogna alimentare la speranza, dice una cosa più impegnativa. Ah, la speranza e l'illusione. Dice. La differenza tra speranza e illusione. Sì. Ma poi Pietro dice una cosa che mi interessa molto. Dice non è sufficiente avere la speranza in sé, ma bisogna essere pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tu trasmetti speranza. Ci sì. Dici. Adesso dai ragione della speranza che trasmetti. Dopodiché ti fanno papa perché, ragazzi, come dire, io credo che... Soprattutto pensando ai giovani. Ecco, i giovani possono contare soprattutto, non vuole essere una battuta, sulla vostra giovinezza. Quindi la possibilità di accettare tutte le sfide che vi vengono proposte dalla realtà nella quale vivete. L'importante è che queste sfide vengano fatte secondo le vostre scelte vocazionali. Quindi la speranza, secondo me, è una come dire, proiezione verso un futuro ideale basato su alcuni indizi di concretezza. Perché è chiaro che se uno vuol fare il cantante stonato deve avere l'indizio che il cantante è meglio che non lo faccia. Ecco. Mentre l'illusione è stonare e credere di essere dei buoni cantanti. Allora l'illusione qualche volta, come dire, può dare coraggio alla speranza, ma se uno non capisce la differenza rischia che l'illusione ti rende un imbecille, fai del danno a te stesso. È troppo poco? Troppo poco. Cosa devo? Ecco, rendere la speranza che è in me. Ma, rendere conto. Già il fatto di essere qui a tormentarmi con questi quattro foglietti di fronte a voi, ecco, la mia speranza è di non fare la figura del somaro, quantomeno. Credo sia una speranza concreta questa. Ascolta una cosa, un'altra cosa... che ci accomuna, è l'amore per il nostro paese, sia come società, ma come ambiente, come retaggio paesaggistico e storico culturale, quello di cui parla l'articolo 9 della Costituzione che il professor Setti ben conosce. Noi stiamo assistendo un'altra volta a un'aggressione a questo valore, come non si era vista da parecchio tempo. Questa aggressione è facilitata dal fatto che il costo del denaro è ritornato a essere
bassissimo. Questa è la vera chiave del perché c'è questa esplosione nuova di Villettopoli, per cui la Toscana, che è nel mondo uno dei paesaggi più miracolosi creati dall'uomo e da Dio insieme, sta per essere massacrato. Lo stesso massacro che vediamo in tante zone di montagna che io conosco e amo, che vediamo sul lago di Garda, che vediamo in tantissimi posti. Qui abbiamo il professor Settis, che è una colonna nel cercare di difendere questo valore. Ma è un valore che anche tu, Ermanno, senti molto forte, tanto che quest'anno per la prima volta sei venuto al convegno del FAI a Roma e hai parlato in modo semplice, alla tua maniera, ma suscitando grande coinvolgimento. Ecco, io credo che possa interessare anche qui, perché siamo in Toscana, che è uno dei territori più belli d'Italia e più a rischio in questo momento d'Italia, di sentire il tuo pensiero e le tue riflessioni su questo tema oggi. Io sarò molto breve su questo, perché non sono preparato su un argomento così importante, così vasto, ma io credo che i toscani dovranno rendere conto alla storia di come hanno ricevuto in consegna la loro casa e come la lasceranno agli altri. Non vuole essere una cosa d'effetto, ma come dire, proprio credo lì, ho detto, il paesaggio reale è lo specchio del paesaggio morale di una società. Quindi se la Toscana si presta ad essere depredata e profanata perché, come dicevi tu, il valore del denaro supera altri valori, cosa possiamo dire? Toscani, siete voi qui che dovete difendere la vostra casa, siete voi che dovete farvi consapevoli dell'importanza che ciascun cittadino ha nell'aderire a un progetto comune, che sia la difesa della casa comune. Se no, aspettiamo le leggi. Certo, professore, sai benissimo come vanno queste cose, che tra, come dire, l'annuncio di una volontà e poi il percorso di tutta la prassi perché questa volontà venga accolta e rispettata, ecco, e forse in questi tempi, diciamo, che sfasano la fisiologia della realtà, che quando fame devo mangiare e quando sete devo bere, ecco, in questo probabilmente i furbi riescono a fare i loro giochi. Però, come dire, dovrebbe essere chiaro per tutti che un albero vale più di un palo della luce, che un paesaggio sta diventando oggi argomento di tante conversazioni, dibattiti, conferenze, enunciazioni di programmi, di progetti. E poi c'è una sensazione di sfiducia nel cittadino. Perché il cittadino prova questo? Probabilmente in molti anni non ha ricevuto le risposte giuste. E quindi io mi auguro che tutti possano in qualche modo farsi consapevoli. Ma pensate il problema che non è il paesaggio naturale, ma il problema che è diventato un problema molto grave, quello i bambini grassi, come si chiama? Obesità. Dell'obesità infantile. È un problema gravissimo che genera poi malattie gravissime nei bambini. Eppure il trionfo della merendina. Allora, chi è che dà le merendine ai bambini? È sicuramente un adulto. Allora, perché ci dobbiamo stupire se poi ci sono delle conseguenze che ci penalizzano molto, se prima non ci siamo resi consapevoli e abbiamo agito di conseguenza? Se no, veramente ci piangiamo addosso e basta, e non serve a niente.
Ma io credo che a questo richiamo alla responsabilità di ognuno che ha lanciato l'ermano Olmi, che è certamente la base di tutto quanto, bisogna anche sperare però in un miglioramento degli organismi che hanno la responsabilità istituzionale di proteggerci dalle nostre degenerazioni. Uno dei temi del professor Setti è sempre: bisogna rinnovare le sovrintendenze, dotarle di mezzi e creare dei vincoli nei confronti di comuni e regioni che esagerano in questa materia. Io credo che sia molto molto importante anche questo, perché vediamo delle degenerazioni che non sono poi solo a danno del paesaggio, sono a danno delle comunità, sono a danno della società, perché permettono delle prevaricazioni da chi può gestire il paesaggio e appropriarsene e arricchirsi su quello, che diventano fattore di degenerazione per la comunità, per il rispetto della legge, per il senso della legalità. Quindi è un fenomeno che da artistico, estetico, storico, culturale diventa economico, sociale, diventa una degenerazione molto grave del nostro tessuto. Io volevo... Poi forse bisognerà che noi diamo un po' una... No, siamo verso la fine, va bene, professore? Sì. Abbiamo il regista, professore, fa così. Volevo farti una domanda che si collega ancora al paesaggio, al nostro rapporto col mondo esterno. Ho ricevuto pochi giorni fa un bellissimo scritto del professor Giacomo Corno Pellegrini. Il professor Giacomo Corno Pellegrini è stato per tanti decenni il docente di geografia alla Statale di Milano, è quello che ha fondato questa disciplina e l'ha messa a un livello molto alto. Ha fatto capire che la geografia è la disciplina che ci insegna come guardare il mondo. E lui, grande viaggiatore, scrittore, oltre che geografo, ha insegnato a tanti a guardare il mondo. E lo scritto che mi ha mandato, l'ho trovato molto affascinante, si chiama «Ho visto un mondo pulito». Adesso Corno Pellegrini è in pensione, è sempre un grande viaggiatore, e in uno di questi suoi viaggi, avrà 75 anni adesso, ha ricordato quali sono i momenti di mondo pulito che mi è capitato di vedere nella sua vita. E dice: al brutto e allo sporco che inquina tanta parte del mondo si contrappongono anche paesaggi belli e puliti. Ricordarne qualcuno fa bene alla mente e al cuore. E tra i paesaggi puliti lui cita i fiumi, e il fiume è il grande protagonista dell'ultimo film di Ermanno, di Cento Chiodi, che sicuramente vedete. E dice: i fiumi sono tutti per loro natura puliti, perfino quando guardandoli meglio ed esaminando le loro acque risulterebbero inquinati. Se li osservi da un ponte resti affascinato a guardare lo scorrere dell'acqua, chiedendoti inevitabilmente da dove vengono e dove mai vadano a finire. E questa frase è straordinaria, perché è uno dei personaggi umili e semplici del film di Olmi, forse il più umile e più semplice, anche uno un po' handicappato, un po' che ha difficoltà a esprimersi, a un certo punto esce con la battuta e dice: il fiume va lontano. Ecco, io volevo che tu cercassi un ponte tra questi mondi puliti, questo discorso dei fiumi, e ti faccio la domanda: nella tua vita quali mondi puliti ti ricordi? Io ci ho pensato a lungo, me ne sono venuti in mente molto pochi, devo confessare. Quali sono i tuoi mondi puliti? Ma, capisco che l'affermazione di Con è... il fiume è sempre pulito. Infatti, voglio dire, se noi smettessimo di far confluire fogne e detriti nel Po, dopo poco il Po diventerebbe un fiume pulito. Ma questo, ahimè, ancora non avviene. Però io credo che
occorre anche un altro tipo di pulizia, ossia non soltanto quella certo. che si fa indagando nell'acqua, ma quella pulizia che ci rende in qualche modo coscienti del valore che ha il fiume. Per esempio nel Po sono venute delle trasformazioni non soltanto perché i veleni hanno inquinato le acque e quindi tutta la fauna ittica si è compromessa, sono arrivati pesci assolutamente prima inesistenti nel Po, voracissimi siluri che mangiano tutte le altre qualità di pesce e quindi il Po è inquinato anche perché non ha più i suoi abitatori naturali. E poi c'è un altro inquinamento ed è l'inquinamento con cui si arginano le rive del Po per costringerlo dentro un alveo che non è fatto nell'interesse del fiume, è fatto nell'interesse di chi lungo le sue rive fa le piantagioni. Allora, ecco, se non ci rendiamo veramente amici del fiume, noi continueremo ad offenderlo e poi diremo sempre le acque sono inquinate, ma non le acque inquinate, come vi dicevo, stiamo un anno senza vuotare la fogna nel fiume e le acque poi in qualche modo tornano limpide. Però tutto deve essere un progetto di rispetto per il fiume. E per quanto riguarda, dicevi, i luoghi puliti. I tuoi luoghi puliti. Della memoria puliti non solo in senso fisico, aspetta, ma cioè è l'ambiente in cui tu ti senti in un mondo pulito. Per esempio, quando venivi a Pisa, da ragazzo, per te era un mondo pulito, perché venivi? Come no, c'era lì. Racconta perché venivi a Pisa da ragazzo e qual era il sentimento che ti guidava c'era a venire mercato, a Pisa, oltre a venire a trovare il fratello. C'era un mercato dove vedevano le cee, che io le ho scoperte qui, fantastiche. Ho conosciuto, proprio negli ultimi giorni della sua vita, Hans Jonas, che è stato uno dei più grandi pensatori del nostro tempo. E mi ero portato dietro questa cosa che lui ha letto ricevendo un premio in Italia, e pensate che morì, visitò Venezia, tornò a New York e dopo pochi giorni morì. Quindi questa sua, diciamo, pagina di ringraziamento, di ricevimento del premio, è stata l'ultima cosa che ha scritto, tu forse te lo ricorderai. E mi ha molto colpito, perché aveva già il sentore del testamento. Lui era stato in Italia con la divisione ebraica nello schieramento delle forze degli alleati in Alta Italia e aveva conosciuto il Friuli in modo particolare. Aspetta che vediamo se riesco a... Forse deluderò i miei ascoltatori esprimendo la convinzione che finché ci saranno differenze razziali ci saranno anche tensioni razziali. Salto e dice, ma un nuovo problema è venuto alla luce a partire dalla seconda metà del secolo appena trascorso. Si tratta del fatto che la questione razziale è divenuta anacronistica, quasi irrilevante di fronte all'enorme sfida che un intero ambiente in pericolo getta in faccia a tutto il genere umano. E nella stretta di questa sfida il genere umano per la prima volta diventa tutt'uno. Tutt'uno, unico. Uno nello spogliare la casa paterna, uno nel condividere il destino della propria rovina.
uno nell'essere il possibile salvatore di entrambi, la terra e se stessa. Una colpa comune ci lega, un interesse comune ci unisce, un destino comune ci attende, una responsabilità comune ci chiama. Una volta c'era la religione che diceva che eravamo tutti peccatori a causa del peccato originale. Ora è l'ecologia del nostro pianeta che ci condanna tutti come peccatori. A causa dell'eccessivo sfruttamento dell'inventiva umana. Una volta era la religione che ci minacciava con il giudizio della fine dei nostri giorni. Ora è il nostro torturato pianeta che predice l'arrivo di tale giorno senza alcun intervento divino. Allora, se Hans Jonas, 1993, alla fine della sua vita, ha sentito il bisogno di dirci queste cose, io credo che dovremmo in qualche modo prendere in considerazione questa sollecitazione e farne una ragione propria nella quale applicarci ad avere, come dire, il desiderio di essere piccoli salvatori del mondo. E a proposito del mondo pulito, aspetta un po' che dove che avevo una. A proposito del mondo pulito, notavo in questi giorni che ho fatto un po' di viaggi, Roma, Bologna, Milano, per me questi sono già viaggi, vedevo che nella prossimità delle città, lungo la linea ferroviaria, sono tornati gli orti. Credo che molte persone in pensione tornano a farsi un orticello dove la terra è abbandonata. Ed è una terra proprio tra la ferrovia e l'autostrada o un muro di cinta di una fabbrica. Allora, questa è una dei passi più belli che io ho letto e che riguarda il luogo pulito. Mi ricordo, sotto le torri della Rocca, dove il fiume bagna bionde coltivazioni, io vidi un vecchio che aveva pochi ugeri di campo abbandonato. Non era fertile al lavoro dei giovenchi quel terreno, né adatto alle greggi, né favorevole alla vite. Costui, nonostante tutto, piantando rade file di erbacci in quel terreno da sterpi, e all'intorno bianchi gigli e verbene e gracile papavero, pareggiava col suo spirito le ricchezze dei re. E tornando a casa, a tarda notte, ricopriva il suo desco di cibi non acquistati. È un luogo pulito. Poi sono andato a vedere chi era questo pensionato che aveva scritto sta cosa e ho visto che era un pensionato del 29 prima di Cristo, un certo Virgilio. Che ha trovato il tempo di fare il suo orto. Grazie, credo che con questo passaggio possiamo chiudere questa prima parte della conversazione e allargarla al pubblico, in modo da allargare i temi già scatenati dal professore, facciamo fare la guida del ragazzi, braccio. Sono sordo come una campana, quindi ho bisogno. Parlate piano e più chiaramente possibile. Ecco, se non ho capito la prima botta, me lo dice lui. Allora, io salve, sono Sergio e vorrei ringraziarla per diverse cose, sarò molto rapido. Innanzitutto io sono un geografo e utilizzo il suo lungo il Po
perché è un bellissimo trattato di geografia proprio per insegnarlo ai ragazzi. E poi la ringrazio perché le mie bimbe sono cresciute, anziché con i film di Disney, col suo Lunga vita alla signora, che l'hanno visto centinaia di volte, perché è una favola meravigliosa, proprio sono cresciute con quello. E poi l'ultima cosa, lei mi ha ricordato anche oggi, l'associo proprio sempre ad Andrea Zanzotto, abbiamo parlato di paesaggio, è un veneto, ha descritto il Veneto come si è trasformato e quindi questa sua vicinanza tra lei e Zanzotto. Grazie di nuovo. Grazie. Ce l'ho fatta. Perché quando parlate lentamente capisco meglio. Allora guarda, tutti sappiamo, diciamo, quali sono proprio le qualità, le alte qualità di Andrea Zanzotto. Ma una delle cose sue che mi è rimasta in mente, una è che mi ha suggerito di conoscere uno scrittore straordinario che poi ho amato e continuo ad amare, e che è Bernard con Gli antichi maestri. E poi una sua, come dire, un suo monito che mi porto sempre dietro e lo spendo volentieri dichiarandone l'origine. Ed è: dobbiamo vivere secondo i bioritmi. Tu che conosci Zanzotto sai cosa vuol dire. Ecco, allora nell'orticello di Virgilio ci sono i bioritmi, come negli spazi cosmici, ecco, c'è questo come dire, tempo che non va coi battiti dell'orologio, ma va coi battiti, scusa, del cuore delle persone. E questo spiega anche il tuo recente amore per Slow Food, per Carlo Petrini, no? Sì. Il tuo legame con Slow Food, Carlo Petrini, Terra Madre. Faremo un documentario su Terra Madre. Su Terra Madre, questa grande manifestazione mondiale. Prego. Ma io vorrei rivolgermi e togliermi anche una curiosità al regista. Non voglio raccontare i fatti miei, ma io ho avuto... Non lo sento bene. Mi vorrei rivolgere al regista. E io non voglio raccontare i fatti miei, ma 51 anni fa ho visto Il tempo si è fermato. Eri all'asilo? Sì. 59. È del 59. Sì, signore. A Genova. A Genova con padre Alba. Ah, mamma mia. Capito? Ecco, dicevo, a me ha sempre colpito il linguaggio del silenzio, cioè come uno stile specifico del suo modo di raccontare. Volevo chiederle se, e penso la risposta sia affermativa, se questo suo modo di esprimersi sia voluto e come l'ha utilizzato anche nelle sue successive produzioni. Perché devo dire che già in quel cortometraggio Il tempo si è fermato era evidentissimo il linguaggio e lo stile che l'hanno sempre caratterizzato. Grazie. Ecco, allora il nostro linguaggio è chiaro che non è solo il linguaggio con cui parliamo o scriviamo o gesticoliamo. Il linguaggio è fatto, come dire, anche di codici espressivi che sfuggono alla nostra catalogazione. Per farci capire è quando ti innamori di una ragazza, tu hai dei codici di comunicazione che solo tu hai e solo lei recepisce. Ecco. Allora io vedo che la cosa è condivisa dalle signore che fanno un bel sorriso, vuol dire che questo corrisponde a un'esperienza felice vissuta. Ecco, e così è nel rapporto col mondo, con la realtà. Quando ti innamori di un aspetto della realtà, di un frammento di realtà, ecco, ti accorgi che la realtà ti parla non solo attraverso la modalità visiva, formale, olfattiva e quant'altro, ma ci sono un'infinità di segnali
che ti arrivano dalla realtà e che recepisci non, non codificandoli, arrivano nonostante la tua, non conoscenza di quel codice. E quindi questo, è un privilegio che l'uomo ha, e se rinuncia a questo per farsi servire della comunicazione già preconfezionata, che gusto c'è? È come appunto mangiare un cibo preconfezionato che non ha nulla a che fare con ciò che la natura produce con i suoi frutti. Io credo che tutti noi ci siamo resi conto, soprattutto noi che abbiamo conosciuto i sapori naturali, di quanto siano insipidi o truccati i sapori confezionati. Grazie. Salve, io sono Tommaso e da giovane, in particolare da giovane cristiano, volevo ringraziarla perché in una società che secondo me investe pochissimo, quasi niente sui giovani, lei ci dà speranza con la sua semplicità e soprattutto con un richiamo alla responsabilità che credo non venga fatto quasi da nessuno. Ormai la società è una società che è assolutamente irresponsabile a livello, sicuramente locale. Noi non siamo chiamati alle nostre responsabilità tante volte e quindi volevo ringraziarla proprio per questo. Grazie ancora. Grazie. A questo punto ti ringrazio io. Ed è bello questo scambio, vedi? Abbiamo in qualche modo stabilito un rapporto di confidenza. È vero? Come ti chiami? Tommaso. Ciao. Hai anche un bel nome importante. Io, se lei dovesse individuare un regista capace di documentare gli scempi del paesaggio in Toscana, saprebbe fare un nome. Un Michael Moore che ci dia l'immagine vera della Toscana, quella che avete detto, che è effettiva degli scempi. Sai, non mi sono mai posto una domanda così. Lei. Tu mi spiazzi molto perché... è implicito, un giudizio che poi è difficile da configurarsi in una sorta di, condanna e di formulazione delle ragioni della condanna. Non è che mi appello a non giudicare, ma è difficile. Io, più che sollecitare forze amministrative, istituzionali, commissioni, io vorrei sollecitare proprio ciascun cittadino ad essere complice della bellezza e quindi a fare in modo di, in qualche modo, anche con piccole azioni, di proteggere questa bellezza che ci è stata regalata. Io quando sono andato ad Asiago, quel luogo era davvero una sorta di presepio, perché tutte le case, i campi, erano un paesaggio meraviglioso. Bene, appena sono arrivate le proposte di cedere quei terreni per fare case, non hai idea la corsa a vendere quei terreni per poter in qualche modo arricchirsi. Adesso cominciano a capire che quella ricchezza li ha impoveriti. Però, se si fanno delle, se si formulano delle condanne è difficile, di solito l'imputato reagisce. Io invece ti dirò che proprio in questi giorni lo dicevo, quando mi chiedevano perché non vuoi più fare film narrativi di fiction, cioè perché voglio fare dei documentari, sto facendo un paio di documentari, uno Terra Madre, ma quello che sto covando con maggiore, speranza e illusioni insieme, vorrei fare una sorta di viaggio alla ricerca della gioia e vorrei intitolare questo documentario Chi vuole essere lieto sia. Spero di poter fare questo film e vedere magari uno lieto perché dice guarda lì
dovevano fare una serie di villette per le vallette, e invece ecco che ancora il paesaggio ha avuto, grazie a Salvatore Settis, questo privilegio d'essere salvato. Grazie. Eccoci qua. Anche se non è un controllore, professore, ecco qua. Sul tema del paesaggio, per un momento, sul tema del paesaggio volevo dire questo, le cose che Manuel mi ci ha detto sono molto importanti, che il paesaggio sia, che il paesaggio italiano in particolare sia oggi tormentato e devastato, lo sanno tutti, lo vedono tutti, non lo sa e non lo vede chi si tappa gli occhi. E si tappa gli occhi molto spesso perché ha interesse a farlo. Chi non lo vede di solito coincide con chi devasta. Allora, come si fa a limitare questo? C'è una prima linea di difesa. Bisogna prima che il governo bruci il soldo e chi lo dipende. Questa è una parola del 48 di un grande italiano. Bisogna prima che il governo... Non so chi è. Bene, la ringrazio di questo intervento, vorrei continuare il mio. Posso parlare? Mille grazie. Quello che stavo dicendo è questo, la linea di difesa più comune su questo tema è l'invocazione di regole migliori, e questo sicuramente è importante, se ne è parlato anche prima. Avere delle regole migliori, e questo si può fare, però non basta, perché le regole ci sono sempre state, ci sono anche oggi e vengono violate in continuazione con mille trucchi. C'è una seconda linea più avanzata, più interessante, ed è quella dei pochissimi che si ricordano che bisogna educare al paesaggio le giovani generazioni, per esempio nella scuola, dove magari si studia la storia dell'arte, ma solo dei quadri appesi e non del paesaggio, e certamente qualcosa si può fare, educare alla responsabilità, ma la linea che Ermanno Olmi ci propone è una linea molto più radicale, molto più avanzata, ed è quella di educarci noi stessi, di qualsiasi generazione, ricordarci che il paesaggio morale interno a noi e il paesaggio fisico esterno a noi sono lo specchio l'uno dell'altro. Io credo che questo è veramente il più grande richiamo alla responsabilità. Questo mi sembrava di doverlo dire. Giusto. Buonasera. Chi le parla è un ambientalista convinto. Un ambientalista convinto. Parla a te. Parla a te o a me? Scusami. Ecco, se vieni più avanti è meglio. Okay. E così ci guardiamo anche da vicino. In relazione a quanto si è accennato questa sera del rapporto tra uomo e Dio, cioè che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, io credo che questo dovremmo però ricordarcelo non solo quando guardiamo le cattedrali, guardiamo le opere d'arte, i quadri dipinti, le sculture, ma anche quando guardiamo la devastazione del paesaggio urbano. Non so quanti di voi abbiano letto l'ultimo libro di Roberto Saviano, Gomorra, che è un libro straziante sulla condizione dell'uomo moderno, e peraltro le pur discutibili bellezze paesaggistiche toscane trovano il loro... contrario nella devastazione della Campania, della Puglia, dove gli scarti industriali di queste regioni vengono riversati per salvaguardare poi la pulizia e l'economia di talune di queste aziende. Ecco, volevo chiudere con questo. Io credo che in definitiva questo strazio, no, tra quello che l'uomo è e quello che dovrebbe essere secondo quanto ti ha detto, lo si può risolvere semplicemente dicendo che anche in questo forse l'uomo ha fatto, cioè Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè Dio non è soltanto laddove chi ci crede
non è soltanto le cattedrali, le chiese, anche l'immondizia che ci abbiamo intorno a noi. Capisco bene. È chiaro che quando si è un po' in difficoltà chiamiamo in causa Dio e in qualche modo, vuol dire, vogliamo che da questo tiragli la barba nasca poi una specie di chiarificazione. Ecco. Allora, quando si dice, credo, ecco, io non sono un teologo per cui non, butto lì la mia così alla buona, ecco, ma credo che quando nei testi sacri Dio afferma uomo mia immagine e somiglianza, è chiaro che non si riferisce agli occhi, le orecchie e quant'altro, ma a una somiglianza che è molto vicina alla sua potenza divina, molto vicina, e lancia un ammonimento all'uomo per quello che l'uomo è potenzialmente come simile a Dio. Questo avvertimento è in una prima istanza l'albero del bene e del male. È chiaro che devo parlare per modelli iconografici. Quindi l'uomo sia consapevole del bene e del male. E con questo, diciamo, questo atto di disobbedienza si fa consapevole. E per non so quanti secoli si è sempre parlato solo dell'albero del bene e del male, per cui il peccato sembrava quello di godere del piacere più grande che ha l'uomo e la donna di unirsi insieme. Ma, qual è l'albero più importante del giardino di Eden? È l'albero della vita. Al centro del giardino di Eden c'è l'albero della vita. E cosa dice Dio? Ho concesso che l'uomo allungasse la mano all'albero del bene e del male, ma non permetterò che l'uomo allunghi la mano all'albero della vita, perché manderò i miei angeli con la spada di fuoco ad impedirlo. Ma cosa vuol dire questo? Che significato poteva avere nei millenni passati? Ecco che il significato lo ritroviamo oggi, nella potenza a livello di Dio dell'uomo, che può intaccare l'albero della vita. E lo stiamo già facendo. Stiamo già arrivando al nucleo della vita e facciamo in modo che possedere questa facoltà, noi possiamo ricreare un nuovo progetto di vita. Quindi non solo la pecora Dolly, poverina, ma tutto ciò che viene intaccato dalla scienza che ha potenza divina nell'uomo. E quindi, attenzione, vedo che questo signore sorride. Non lei, l'altro signore. Ecco, perché è proprio lì dove noi metteremo in gioco tutto. Grazie, adesso entro anch'io nello scompartimento di seconda classe proprio, perché questo tema mi ha sollevato un punto che ho glissato. Ho accennato, io sono come ermano religioso e cristiano, ma tutti e due respingiamo quello che Bonhoeffer chiamava il Dio attaccapanni. E un altro dei grandi filoni che c'è, lo vedrete, chi conosce Bonhoeffer lo leggerà in 100 chiodi, presentissimo, la religione, la fede. Andiamo alla ricerca della fede, andiamo alla ricerca degli atti di religione e di cristianità nella vita. Non andiamo a cercare il Dio attaccapanni al quale attaccare tutti i nostri problemi. E io credo che per affrontare in modo serio i problemi dell'ambiente, onestamente non abbiamo bisogno del Dio attaccapanni, abbiamo bisogno di fede, che è un'altra cosa. E poi abbiamo bisogno dell'articolo 9 della Costituzione, che come ricorda il professor Setti è uno dei più avanzati del mondo.
e che dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, e c'è dentro tutto. E allora dobbiamo predisporre i meccanismi di difesa anche con consapevolezza economica. Perché mi lasci finire per favore che sto parlando io, maleducato. Mi lasci finire che sto parlando io, stia zitto. Io sono meno educato del professor Settis e non mi piace essere interrotto in questo modo. E allora bisogna anche mettere a punto i meccanismi di difesa contro la forza del mercato. Perché delle volte la forza del mercato, se i meccanismi di difesa sono... sgretolano, diventa un'ondata a cui non si resiste più. Io faccio un esempio, vorrei farlo molto concreto, professor Setti, mi fa piacere di farlo proprio a lei. Io ho casa in Alta Valtellina da 30 anni e noi abbiamo assistito alla distruzione, non minacciata come in gran parte in Toscana, ma avvenuta nel giro di pochi anni di questa terra magnifica che si chiamava la Magnifica Terra, antica contea retta da equilibri che erano sopravvissuti, pur nello sviluppo, perché non siamo mica degli imbalsamatori, per l'amor di Dio, sviluppo però con rispetto dell'articolo 9 della Costituzione. Cosa è successo? È successo che poche persone, imprenditori, albergatori, titolari di scritti, hanno creato un loro disegno di raddoppiare, triplicare questi impianti senza un senso anche economico generale, ma un senso solo per loro, perché arricchiva i loro alberi, arricchiva certe zone, valorizzava certi terreni, ma non faceva vantaggio alla comunità nell'insieme. Questo tentativo è nato da 15 anni, è stato sempre fermato dal sovrintendente al paesaggio, non so quel termine, della Lombardia, una donna di ferro, che ha sempre detto no, questa roba qui è una roba che è sbagliata, non si fa, punto, finito. Poi questa donna è andata in pensione purtroppo, è venuto un altro che fa lo stesso mestiere, che ha gli stessi poteri, ma non ha la spina dorsale che aveva quella donna. C'era un direttore del Parco dello Stelvio, che era un professionista di altissimo livello, l'hanno tolto e ci hanno messo lì un maestro di sci che ha l'unico titolo di credito di essere amico del ministro, come si chiama, Frattini, è quello che insegnava a sciare a Frattini quando era giovane. Ecco, fatti questi due passaggi, arriva ai campionati del mondo di sci. I campionati del mondo di sci, io ho fatto i conti precisi, per fare le opere necessarie per questi campionati, necessarie e sufficienti, rinnovare gli impianti, rinnovare la cabina, fare le cose che era giusto fare, ci volevano 30 milioni di dollari, di euro. Dallo Stato e dalla Regione ne sono arrivati 200 milioni di euro. E quando in questo paese si dice che i soldi non ci sono, non ci sono i soldi per pagare la benzina alla stradale, non ci sono i soldi per fare le fotocopie ai tribunali, come mai i soldi per queste, scusate, puttanate ci sono sempre? 200 milioni riversati in pochi anni su sta terra l'hanno devastata, hanno fatto diventare ricchissimi 5 o 6 persone che, essendo ricchissimi, sono diventati padroni del comune, di fatto quello che dicono loro adesso si fa, e quindi c'è stata una involuzione sociale drammatica. E la gente, i prezzi delle case sono esplosi, i locali non reggono neanche più e quindi lasciano libere le case e vanno via, e avviene questo impoverimento sociale, culturale, collettivo della comunità. Cosa si inserisce? Ultimo, è come un laboratorio questo qui, io l'ho visto come a un microscopio. L'ultimo atto che si inserisce è la violenza. Che non c'è bisogno di andare in Puglia, non c'è bisogno di andare a Napoli o di leggere Gomorra, che ho letto che è un libro impressionante, stupendo. Andate in Alta Valtellina se volete vedere la mafia all'opera.
che se uno non fa le robe che vogliono questi 5 o 6, gli bruciano la casa. È una roba degli ultimi 5 o 6 anni. Effetto di 200 milioni di euro che dovevano essere dedicati ad altre cose. E di servitori dello Stato, di tutelatori dello Stato, senza spina dorsale. Il signore voleva parlare, no? Funzione? Dunque, la domanda che vorrei farle presuppone intanto un grande amore da parte mia nei confronti del suo cinema, e qui ognuno ha un suo film, il mio preferito è L'albero degli zoccoli. Quello è proprio... No, legato ovviamente... È la Divina Commedia. Legato ovviamente a fatti miei, a fatti di età in quel periodo, eccetera. Ma proprio perché sono un suo grande ammiratore... le faccio una domanda che non le farei se io non fossi un suo ammiratore. La domanda che le faccio, che può sembrare un po' maligna, ma non lo è, perché lei è un cristiano, il suo cinema è tutto improntato da questo spirito, ma il cristianesimo suo è un cristianesimo che fa alcune fondamentali domande. Come vive lei un cristianesimo delle domande, domande che molte volte fanno pensare a Giobbe, in un cattolicesimo che anziché forse delle domande risponde sempre con dei dogmi? Con? Dei dogmi. Dei dogmi. Cioè il suo cattolicesimo, il cristianesimo suo è un cristianesimo bellissimo, umile, profondo. Ecco, come vive lei il suo cristianesimo dentro il cattolicesimo? E questo io ho sempre segnalato fin dall'inizio, dai primi film dove si intravedeva in filigrana e non solo in filigrana la mia adesione alla proposta di Cristo, ho sempre detto io non sono cattolico nel senso che mi vedo inquadrato dentro a un'interpretazione del cristianesimo che arriva a pronunciare dei dogmi. Ritengo il dogma un'umiliazione per l'uomo. Le basta? Volevo sentire questo. Vedrà che questo tema che si è andato accumulando nell'insieme dell'opera di Ermanno raggiunge il vertice, raggiunge il massimo nell'ultimo film, in 100 chiodi, lì il tema è... Senta, mi scusi... Senta, le dirò che temendo i piombi di Castel Sant'Angelo ho fatto vedere il film in maniera molto riservata a degli alti prelati dell'istituzione, temendo appunto un giudizio, se non proprio di scomunica, ma da quelle parti. Beh, la mia sorpresa è stata che questi signori hanno condiviso il film e quindi posso dire... Da cristiano esterno all'istituzione della Chiesa ho l'impressione che stia camminando. Da un punto di vista anch'io come... me lo dico, speriamo. Quando il mano mi ha detto questo, invece io ho fatto la riflessione da economista, ho fatto la riflessione, dico peccato che i preti siano d'accordo, perché se per caso ti scomunicavano commercialmente sarebbe stato un boom gigantesco. La prossima domanda. Sì, io. Dunque lei ha detto che da ora in poi si dedicherà soprattutto ai documentari, ma io mi chiedo perché vuole abbandonare la dimensione narrativa invece? Dato che è proprio uno strumento che sembra adatto al suo tono, ai suoi temi, le persone comuni, scene di vita quotidiana, la dimensione narrativa è uno strumento molto adatto a questi temi. Sì. Ma io non smetto di fare film di fiction narrativi perché in qualche modo posso sentirmi deluso per qualcosa, anzi no, io sono sempre stato molto gratificato da questo, ma ho fatto questa scelta perché mi è tornata la voglia del documentario, quindi non è una rinuncia, è un regalo che mi faccio,
E quindi, come dire, capisco lo stupore, cioè, ma come il film poi di fiction ha più richiamo, tutto è più... L'altro giorno in una conferenza stampa ho detto ai giornalisti, che erano molto numerosi, dico probabilmente è l'ultima volta che ci vediamo, perché col documentario non sarete così numerosi a fare domande e in qualche modo a parlare di un film. Il documentario non ne parla quasi nessuno, a meno che non sia un fatto dirompente o scandalistico. Ecco. Quindi proprio per me oggi fare questa scelta è un regalo che mi faccio. Del resto, cito un esempio alto, non per pormi a quel livello, ma per dar valore all'esempio. Pensi a Tolstoi che a un certo momento dice: signori editori, moglie, tutti, basta, io non scrivo più un romanzo. Ma come? L'umanità aspetta le tue pagine. E cosa scrive? I quattro libri di lettura, è vero? Che secondo me davvero un punto altissimo di civiltà. E sa che quante volte, parlando di questo libro, soprattutto con insegnanti, presidi, accennavo ai quattro libri di lettura e mi guardavano con quell'occhio smarrito e par che dica più non dimandare. E chissà che magari non lo cominciate a fare un documentario sul paesaggio toscano, che era il massimo. Beh, è un motivo di felicità. Quando le chiacchiere in uno scompartimento sono interessanti, dopo il corridoio si anima di altri partecipanti. Ho ascoltato questa riflessione sull'ambiente e ne voglio condividere una con voi. Lo scempio del pianeta a cui lei si riferiva con quel grido d'allarme è stato perpetrato, sì e no, dal 10% della popolazione mondiale. E mentre questo 10% comincia a riflettere criticamente su quanto ha combinato, c'è un 40% che si sta cingendo a perpetrare un vero scempio, semplicemente per arrivare a uno standard di vita molto lontano da quello a cui noi siamo adesso. Certo. E allora dobbiamo trovare delle parole anche per quel 40%. E credo che questo sia importante, perché il paesaggio toscano è vero, è stupendo, è bellissimo, il mondo è uno solo, come lei richiamava prima. Nel 96, se non ricordo male, la Gallup ha fatto un survey molto esteso in Cina per conto del governo americano e hanno chiesto, la prima domanda era: qual è il vostro obiettivo nella vita? Per cosa, what are you striving for? Dice, dove volete arrivare? E la risposta è stata al 90%, se ricordo bene, hard working and making money, lavorare duro e fare soldi. Allora, se dobbiamo fare in modo noi di quel 10% che stiamo cominciando a ripensare criticamente ai nostri errori, a trovare delle parole convincenti perché il 40% non faccia un danno quattro volte tanto. Perché bisogna insegnargli a fare i bilanci. Ossia, qui abbiamo un grande esperto di bilancio aziendale. È chiaro che se il bilancio ha una prospettiva di 2, 3, 10 anni di grande crescita e ricchezza, ma dopo quel momento, dopo quel periodo c'è un baratro, non fanno bene i bilanci, perché cosa vuol dire? Vuol dire che dopo i 10 anni di ricchezza verrà il baratro di carestie, di tragedie gravi. Allora, o l'economia capisce che la vera ricchezza è negli equilibri, persino negli equilibri sociali, per cui non è possibile che uno, non sto facendo, come dire, propaganda per alcuna parte politica, ma non è possibile che un ragazzo o un addirittura a volte un laureato viva con 1.000 euro al mese e ci siano delle sproporzioni spaventose di guadagni assolutamente vergognosi. Io ho parlato con un grandissimo architetto e mi diceva: il mondo imprenditoriale degli immobiliaristi guadagnano in una maniera vergognosa. Allora, ecco, perché creare le condizioni per il baratro?
occorre spiegare a questo 40%, imparate a fare i bilanci coi numeri, perché se non voi, ma immediatamente dopo i vostri figli pagheranno la vostra stupidità. Vorrei fare un intervento. Mi dica se condivide. Un'integrazione sulla domanda che è stata molto pertinente, molto, molto centrale. Quello che notiamo è che anche in questi paesi, e per parlare concretamente nella Cina, sta fortunatamente crescendo una consapevolezza politica e sociale molto importante in quest'area. Mentre pochi anni fa sembrava che non ci fossero freni. Io vengo poco tempo fa, ho passato un periodo abbastanza lungo in Cina, in Manciuria, in Dalian, una capitale della Manciuria, sul mare, una bella città moderna, e ho trovato, ero là per contribuire a porre la prima pietra di una nuova fabbrica di trattori, e ho trovato un'attenzione da parte della comunità di questa città e degli organismi di questa città sui temi ambientali rigorosissime, che mi ha molto sorpreso, che non mi aspettavo. Cioè, c'è il comune, e uno pensa il comune in Cina, il sindaco fa quello che vuole, no? Per niente. C'è il comune, poi c'è il segretario del partito, c'è l'agenzia di sviluppo, c'è il comitato in cui sono presenti anche delle selezioni di cittadini sui temi ecologici. La fabbrica che il comune ci aveva assegnato, un certo pezzo di terreno, era considerata troppo vicina per i possibili rumori a certe case abitate. Siamo stati costretti da questo comitato, il comune è stato costretto a dislocarci in un'altra zona. Quindi mi sono reso conto attraverso questa esperienza e poi anche leggendo gli atti che la Cina, che è un grandissimo problema, perché una Cina che vada sregolata sarebbe un pericolo enorme, però la Cina si sta impegnando e si sta rendendo consapevole, e quindi questo è un punto di speranza molto importante. Sul 2008 si sono dati degli obiettivi di ambiente che non si sa se li raggiungono o meno. Mentre io ero in Cina, c'era il congresso nazionale del Partito Comunista in cui discutevano dei vari temi, e uno dei temi era un'autocritica del governo che diceva sui temi ambientali non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi c'è qualcosa che si muove, almeno in positivo, anche lì. Grazie. Volevo ringraziarla sia per l'esempio di vita cristiana che ci offre, che tante volte ci dimentichiamo di notare, e anche per un fatto puramente personale, per aver dedicato due film alla terra di Mantova. E sperando di non urtare nessuno, vorrei chiederle cos'è che l'ha colpita tanto della terra di Mantova, il paesaggio di cui ha parlato, la gente. Grazie. Cos'è che ti ha colpito? Ti ringrazio per i due film su Mantova. Cos'è che ti ha colpito, che ti ha attirato dall'ambiente di Mantova, dalla gente di Mantova? Cos'è che ti porti nel cuore? Beh, guarda, con il mestiere delle armi, come ti chiami? Manuele. Manuele. Manuele, con il mestiere delle armi mi ha portato a Mantova la storia di Giovanni delle Bande Nere, quindi non potevo poi che andare lì, ecco. Ma per quanto riguarda invece il fiume, in particolare il fiume, diciamo, mantovano, della provincia mantovana, e io avevo fatto già 10 anni fa un documentario lungo, quasi come un film, intitolato proprio Lungo il fiume, e ero andato su e giù lungo le rive del Po a cogliere, come dire, delle immagini in un documentario pressoché contemplativo, ecco. Mi aveva particolarmente colpito questo gruppo, diciamo, di fiumaroli, io li chiamo, che continuano a frequentare la riva del fiume anche se non hanno motivo di pesca, che prima era fonte di vita, o altro. Vanno lì per stare in compagnia del fiume. E allora, come dire, queste persone mi hanno portato in quella parte di fiume, perché il fiume è tutto così bello che varrebbe la pena proprio di fare un pellegrinaggio lungo le sue rive.
ma lì c'era, io ho conosciuto lì questo piccolo gruppo di fiumaroli che mi hanno sedotto. Quindi sono tornato due volte nel Mantovano e poi ti assicuro che fanno lì dei tortellini di zucca che sono una cosa fantastica. Non ultimo la cucina fantastica. Mantovana. Ma mi sembra bello questo richiamo a Mantova, perché Mantova è in un certo senso un esempio di una città che ha saputo innestare uno sviluppo economico importante. Io sono di Brescia, quando parlavamo di Mantova da ragazzi, era questo paesello sperduto nella bassa, adesso è una delle città più vive e culturalmente più importanti d'Europa. È riuscita a innestare uno sviluppo economico importante con il rispetto pieno, con l'armonia della sua composizione, della sua cultura, della sua cucina, del suo... E quindi è un esempio vivente di sviluppo equilibrato, di sviluppo guidato, di sviluppo che non distrugge l'identità. Come voi sapete, anche il profilo di Mantova, della città di Mantova, è sotto rischio, perché la giunta di sinistra, precedente all'attuale, pure di sinistra, ha autorizzato una lottizzazione scandalosa che minaccia di rovinare il profilo di Mantova, e per fortuna si sono messe in moto delle reazioni e il nuovo sindaco di sinistra, una donna, si sta battendo duramente contro i suoi predecessori che hanno autorizzato questa lottizzazione, che è una disgrazia, ma si è messo in moto tutta una difesa dal FAI allo stesso ministro, con molte cautele, con il professor Setti, con tutta un'opinione pubblica, per salvare questo patrimonio che è giustamente patrimonio dell'umanità, non è patrimonio dei mantovani solo. Grazie. Compresi i tortellini. Compresi i tortelloni. Compresi i tortelloni. Io le vorrei chiedere, il 1985 è l'anno di una sua regia teatrale, La Sonnambula di Bellini. Alla Scala? Sì, le chiedo, La Sonnambula. Un suo ricordo, dalla sua bibliografia non risulta che lei si sia più cimentato su soggetti così, almeno sì. Per le mie piccole conoscenze. No, ho fatto ancora. Chiedo scusa. Allora, in particolare La Sonnambula. Grazie. Allora, grazie a lei. La Sonnambula è stata la prima regia lirica alla Scala, solo che ero, come dire, convalescente ancora. Io mi sono imbattuto in una malattia autoimmune che mi ha distrutto le fibre nervose, quindi 6 mesi proprio in carrozzella, altri portato a braccia. E nel mondo della lirica, come lei sa, si fanno i contratti 3-4 anni prima, e quindi io non prevedevo d'avere poi una caduta fisica dovuta a una malattia. E quindi quella regia l'ho fatto io in uno stato di sonnambulo, perché ero... Poi ne sono arrivate altre di esperienze con il melodramma. Ho fatto il trittico, no, quello l'avevo fatto prima, anzi, di Puccini al Comunale di Firenze. Sono tornato al Comunale di Firenze con Katia Cabanova di Anna, cioè, che è un'opera, devo dire, straordinaria. L'hanno ripresa alla Scala l'anno scorso, no? Poi ho fatto un Otello con Abbado, prima al Filarmonie di Berlino, poi a Salisburgo e poi a Torino. Devo dire che al Filarmonie, che è una sala di concerto, abbiamo fatto un Otello, come dire, con soltanto accenni di azioni. Anche il coro si muoveva, ma erano tutti, diciamo, in abito scuro, molto composti. E l'unico elemento, diciamo, scenografico era un cubo rosso, dove ogni tanto qualcuno si sedeva, e poi alla fine Desdemona, ecco, si accascia. Io vi dirò che quell'Otello al Filarmonie è stato il più bello di tutti, perché in forma di concerto appena recitato si è tolto tutto il ciarpame di quel melodramma un pochettino, come dire, così grasso, ecco, che poi Tomasi Lampedusa giustamente ha preso intelligentemente, garbatamente in giro con un suo straordinario saggio sul melodramma.
per cui diceva il grande latifondista di Palermo o il ricco signore credono che Shakespeare sia il melodramma, ecco, Otello o Macbeth, e con questo si accontentano. Ma poi ho fatto un ballo in maschera e poi adesso sto facendo e comincerò le prove in agosto, un'opera nuova di Fabio Vacchi, musicista, e Franco Marco Aldi ha scritto il libretto, tratto da un libro straordinario scritto da un uomo che io come scrittore amo moltissimo, che è Yasar Kemal, questo scrittore turco-macedone, che purtroppo, non avendo in Italia una casa editrice, diciamo di quelle nel sistema distributivo, è poco conosciuto, però Tranchida lo pubblica. E devo dire, per esempio, c'è La collera del monte Ararat, che è un romanzo fantastico, un po' come quello che mi ha suggerito di Sarkao. E quindi farò quest'altra opera lirica e poi chissà, insomma. Grazie. Buonasera maestra. Ecco, sono qua. Andiamo a casa? Ah, c'è ancora? Oh mamma mia. No, le volevo fare questa domanda. Sono un po' provato, sai, perché sono giorni che sono in giro a chiacchierare. No, siccome abbiamo parlato pochissimo del film di 100 chiodi, vorrei che se potesse parlare, dire qualcosa, dato che stasera andrò a vedere il film, dato che stasera andrò a vedere il suo film, 100 chiodi, vorrei che mi dicesse qualche particolare, qualcosa, un accenno, così incuriosirmi ancora di più. No, no, abbiamo detto che non parliamo del film, parliamo di elementi che nel film sono presenti, allora, non parliamo del film, perché è troppo provato su questo tema e il film lo dovete vedere per conto vostro, poi facciamo la conferenza stampa. Allora vi dirò che... Non rispondo a adesso domanda. Poi finalmente che è l'ultima domanda. È una battuta soltanto. Perché non ha accettato il consiglio. Tieni conto all'inizio che... abbiamo detto che non volevamo parlare del film. E lei chiude in modo così violento. Tieni conto che quando sei in lavorazione, c'è un reparto che si occupa specificamente dei cestini, vale a dire del pranzo del mezzogiorno, dove ti sportano lì quello che occorre per... durante la pausa, no, per il pranzo. Dopo qualche giorno quello dei cestini non ha più fatto affari, perché mangiavamo sempre in compagnia di quei fiumaroli le cui mogli, caro mio, erano impareggiabili cuoche rispetto a tutti i cestini del fai da te, la cos'è di queste organizzazioni. Quindi questo film lo ricorderò anche per la bontà, come nominato prima, dei tortelloni e di tutto quanto la cucina dei Gonzaga ha lasciato come eredità. Evviva! Sì. Buonasera. L'ultima domanda, sì. Mi chiamo Anna Maria. Senta, ero giù nella sala con il video e quindi ho perso dei pezzi perché ho fatto le scale e ho il fiatone. Però giù avevo colto una cosa che mi era piaciuta. Quando lei ha detto che bisogna insegnare alle nuove generazioni qualcosa di diverso, un nuovo linguaggio, quello che lei cerca di trasmettere attraverso i suoi film, uno spirito, mi pare di capire, no? Allora questo mi era piaciuto, perché lo sforzo che personalmente faccio insieme a diverse altre persone molto normali come me, è quello di parlare con bambini soprattutto, e in questo modo. Poi lei mi dice se è giusto lo spirito, se l'ho accolto. Al bambino si parla, o almeno si parla così, parlo così. Guarda, attraverso una strada, c'è una strada da San Giuliano a Pisa, che è molto banale, ha solo degli ulivi, e li faccio vedere, guarda,
ci sono degli ulivi, ci sono degli aironi che si alzano in volo, ci sono degli aironi bianchi e degli aironi grigi. Poi c'è il sole che si alza tra i cipressi. È un punto dove c'è anche un po' di palude, cioè non ha niente di particolare, però a me sembra bellissimo. Allora, tutti i giorni parlando così, guarda questo, guarda quello, guarda il colore, guarda, senti l'odore. Questi bambini hanno cominciato a ripetere e dicono a me, guarda, c'è questo, c'è quello, c'è quest'altro, e colgono questa bellezza che è molto normale, ma è la loro terra, e la vivono giorno per giorno vedendone gli aspetti. Ora, io quello che ho colto di lei, ne colgono, quando lei ha parlato, più di tutto il resto, mi è sembrato che parlasse un capo Sioux, un capo pelle rossa, come i grandi vecchi indiani. Non so se ho detto una stupidaggine, però quello spirito... che bello! Questo non l'avevamo mai sentito. Anche i capelli rossi che vanno bene. Come... Ma più che cristiano, cattolico, sì. Uno spirito un po' universale, capisce? Come i vecchi pelle rossa. Sì. Ho sbagliato? Allora, brevissimo, ecco. Allora, guardate, la mia, come dire, preoccupazione sempre è quella di non essere un insegnante. Credo che il bambino, ma anche il tuo interlocutore, non deve subire, come dire, la prevaricazione di qualcuno che viene in qualche modo ad assumere il ruolo di insegnante. Mi spiego bene. Noi possiamo indicare quelle che sono le nostre esperienze o le nostre scelte e indicarle come comunicazione di una vita vissuta, ecco, in circostanze varie. Poi ognuno deve essere insegnante per se stesso. Guai se l'insegnamento diventa l'acquisizione e il comportamento di un dato che si deve trasformare poi in una sorta di imitazione. Allora, è molto bello quello che dice lei a proposito dei bambini, però andrebbe in qualche modo forse osservato nell'istante precedente, quando lei dice io ho suggerito ai bambini, guardate quella cosa lì, guardate il sole, guardate, va bene, proviamo a invertire i tempi e proviamo a chiedere ai bambini cosa vedete. E allora se loro dicono, ah, guarda le foglie, oppure guarda quel pezzo di carta che vola, perché altrimenti, come dire, rischiamo di avviarli a un apprendimento che è guidato da un adulto. Attenzione, la cosa, come dire, più preziosa è il bambino che scopre il mondo nel suo incanto, che noi spesso invece abbiamo perduto, e quindi abbiamo una bellezza di confezione e non una bellezza, come dire, di partecipazione al mistero della bellezza. Il mio amico Grotowski, ma me lo dai? Ma l'hai scritto? No, fa niente, ma me lo regali tu?